professor Michele Lacerra, che è vero lì, organizziamo spessissimo giovedì letterario, e la cosa bella è non solo leggere libri e invogliare la gente a leggere, appassionati alla lettura, ma è avere questi momenti di incontro con questi personaggi particolarissimi che sono gli autori, che sono gli scrittori, e sono momenti che chi li perde credo che perda delle cose bellissime. Voglio ringraziare in particolare il sindaco di Zagarolo che ha permesso di fare questa cosa. Ma sì, il debito pubblico, il porcellum. Giochiamo a fare gli indignati sul nostro jet privato. Crescente criminalità organizzata. Nessuna indennità di disoccupazione. La legge sulla corruzione giace in Parlamento da 20 anni. E noi facciamo festa! Thank you.
buio del firmamento. Al centro dell'attenzione la terrorizza, però grazie al teatro e soprattutto grazie al personaggio di Anita scopre una se stessa che lei non conosceva. Anita è tutto quello che lei non è mai stata, ma lei sente che tra loro c'è un legame e ogni notte abbandona le proprie insicurezze per diventare l'eroina dei due mondi. Attorno a me solo morte. Cerco il cadavere del comandante tra quelli dei 1000 altri soldati. Alcuni moribondi si lamentano. Uno ha uno squarcio nel ventre e mi supplica di finirlo. 3 ufficiali nemici seguono i miei movimenti. Uno ha una cicatrice sul volto che esibisce con orgoglio. Perché abbiamo perso? Come è stato possibile? Oh no, eccolo! Ecco il mio comandante, la corporatura è la sua e anche il colore dei capelli. Corro al cadavere, lo rovescio. Non è lui. Ma come si è svolta la battaglia? Non riesco a trovarlo, sapete? Forse lo sto cercando nel posto sbagliato. Loro hanno tentato di aprire un varco, sì, ma da che punto? Corro, rovescio un corpo dopo l'altro, frugo anche nella boscaglia, ma lui non c'è. Spesso mi capita, anzi io lo cerco, il contatto con i lettori, perché ogni volta che io finisco di scrivere un romanzo, devo dire che non è che uno scrittore sa esattamente cosa ha scritto, e molto lo capisce attraverso il rapporto con i suoi lettori. Quindi sono situazioni che io cerco, che mi piacciono, mi emozionano, mi affaticano emotivamente, mi arricchiscono, mi danno dei dubbi. E raramente ho presentato il mio libro in una location così affascinante, e veramente grazie a tutti, perché dato, e ne vedo tante di rassegne, non ne ho viste tante così, con una cura così attenta e alla ricchezza dei contenuti e alla diversità dei protagonisti e anche, diciamo, al rispetto proprio delle diverse case editrici, dalle grandi case editrici alle piccole case editrici. Poi a me piace sempre molto quando sono festeggiati i librai e i bibliotecari, perché è vero, questo libro sta avendo quel che si dice un successo. Oggi pare che
un libro non ha successo se non l'ha scritto un personaggio televisivo o se non sta in televisione tutti i giorni. Invece veramente quello che mi commuove riguardo questo libro è che io in televisione non ci sono mai andata a presentarlo. Eppure, quindi uno dice, come mai i tuoi libri hanno, come tu dici, no, scalato le classifiche? Beh, i lettori esistono, le librerie esistono, cioè, e questo a me commuove e mi riporta a una dimensione più umana il tutto, no? Rompo il ghiaccio. Bravo. Anzitutto voglio esprimere la mia soddisfazione per il piacere di averla ascoltata, perché è stato bello ascoltarla. Io il libro non l'ho letto, quindi non sono in grado di entrare nel merito, però per me quelle persone che usano bene le parole, io gli voglio bene un po' di più che le altre persone, cioè, e lei le ha usate in maniera splendida. Ah, l'hai cambiata? Come? Compenso. Ciò che stabilisce o risana un equilibrio, sempre preceduto di solito dalla preposizione in, si usa in frasi come ho pestato una merda, puzza, ma in compenso porta fortuna. I don't wanna wake up, I don't wanna stand up, I don't wanna create dreams that I'm too tired to think, you will feel like me. You ever feel like me someday? Watching TV is when I come to be free. See all these politicians work about the positions. I'd like to hold your hands. I'd like to hold your hands so tightly. Tell me what. Is hope for you. Let me do what I want. I don't want to anymore. Oh, human beings are born free. We have equal dignity. We have equal human rights. Why didn't you give me this gift? Here, can't you? Give me this gift. If I can't choose. Thank you.